Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Paola Perego, tormentata da una terribile malattia, a un passo dalla morte. Non ne può più. Dolore immenso. Paola Perego, celebre volto di Rai e Mediaset, è una conduttrice di programmi televisivi di diversa natura. Dal reality show, all'intrattenimento fino allo sport, Paola vanta una brillante carriera artistica da oltre 40 anni. Una bellezza semplice, ma strabiliante, le permette di farsi notare ed iniziare il suo percorso sulle passerelle. Il suo charme ed eleganza è immediatamente evidente, tanto che a soli 17 anni debutta come valletta sull'emittente televisiva Antenna 3 Lombardia. Nel 1994 ottiene un contratto con la Fininvest, l'azienda fondata dal compianto Silvio Berlusconi, ed inizia a condurre diverse trasmissioni sulla neonata Italia 1. Due anni dopo, fa parte del cast della prima edizione di Premiatissima, l'inedito varietà in onda su Canale 5. Negli anni 90 presenta Calciomania, al fianco di Maurizio Mosca e Cesare Cadeo. La sua conduzione lascia senza parole i telespettatori e per il suo talento, si aggiudica il premio Telegatto. In seguito, la Perego presenta il reality show La Talpa, in onda su Rai 2 e successivamente, su Italia 1 al fianco di Stefano Bettarini. La conduttrice Paola, in questi anni, attraversa un periodo buio. Durante la conduzione dello show Parliamone, sabato, pone un particolare quesito sulle donne dell'Est e viene accusata di sessismo. Per tale ragione, è costretta a lasciare il timone dello show e ad affrontare un terribile periodo di depressione. Paola Perego, una malattia atroce. Ad un passo dalla morte, Paola Perego è una celebre conduttrice televisiva che ha conquistato il pubblico italiano con la sua allegria ed il suo sorriso contagioso. Tuttavia, anche l'artista ha affrontato un periodo buio, risucchiata da un vortice nero dal quale è complicato liberarsene. La conduttrice confessa di aver sofferto per diversi anni di attacchi di panico, iniziati a soli 16 anni quando nessuno li conosceva e sapeva cosa fossero. La conduttrice confessa: la cosa più difficile da spiegare è la sensazione di essere ad un passo dalla morte. Con la perenne sensazione di soffocare e l'aria che non arriva ai polmoni, Paola pensa solo ad una cosa: non voglio morire. Inoltre, spiega: avevo 16 anni quando lo provai per la prima volta e prima che iniziassi il percorso di guarigione, con l'analisi, l'ho provata tante volte. Oggi, fortunatamente, la conduttrice sta bene, ma sicuramente non ha affrontato un percorso semplice. Paola Perego vanta una carriera professionale di oltre 40 anni in cui si è dedicata a programmi televisivi di vario genere. I suoi ascolti sono sempre stati ottimi, dimostrando le sue capacità di intrattenimento e di conduzione. Tuttavia, anche per Paola non sono mancate le accuse di raccomandazione a causa del suo matrimonio con Lucio Presta, potente manager delle celebrità e produttore televisivo. La conduttrice risponde a queste ingiustificate accuse: non reagisco alle critiche gratuite, cerco di farmele scivolare addosso, anche se a volte non è facile. Paola non si sente affatto una privilegiata e afferma: ho iniziato a muovere i primi passi nello spettacolo a 16 anni, per rendermi utile e portare un aiuto economico alla mia famiglia. Sono sempre andata avanti con le mie gambe. Chi conosce mio marito sa bene che riesce a scindere amore e lavoro. Eppure molti non mi perdonano di essermi innamorata del mio agente. Quando tutto va bene nessuno ci fa caso,
Le volte invece che le cose non vanno bene ho sempre gli occhi puntati addosso. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.